Per il playout del campionato giovanissimi d'élite scendono in campo al Cecconi Monterotondo e Rieti, gara decisiva con i padroni di casa che possono contare sul doppio risultato per cercare di salvare la categoria. Parte però bene il Rieti che trova il calcio di rigore all'undicesimo per un contatto in area di rigore con il fallo ravvisato sul numero 7 Principi. Dal dischetto si incarica della battuta Matteo De Santis, palla in rete e gol del vantaggio del Rieti. Gara subito in discesa per gli ospiti, prova a reagire il Montrotondo, ma il Rieti si fa comunque vedere ancora con Principi. 2 minuti più tardi, palla alta sopra la traversa. La reazione del Montrotondo sui sviluppi di un calcio d'angolo, un batti e ribatti in area di rigore, poi in qualche modo si salva la retroguardia reatina. Sempre da calcio d'angolo ci prova anche il Rieti. Pallone insidioso al centro, nessuno tocca. E palla che sfila sul fondo. Al 20esimo, grande opportunità ancora per il Rieti con Principi, fa tutto bene il tiro a botta sicura, ma è bravissimo l'estremo difensore del Montrotondo Perini a deviare. Al 25esimo arriva il calcio di rigore anche per i padroni di casa, contatto in area, proteste da parte del Rieti. Il direttore di gara avvisa però gli estremi per il penalty. Dal dischetto si presenta Federico De Angelis che mette in rete ed è il gol del capitano per l'1-1 momentaneo. Il Rieti però non molla e qualche istante più tardi trova il gol del 2-1. Azione come batte e ribatte nel rigore, ancora una traversa colpita e poi il tocco sotto misura da parte di Matteo De Santis. Protesta il Montrotondo per una probabile posizione di fuorigioco da parte del numero 10 del Rieti al momento del tiro in porta del compagno. L'arbitro però convalida la rete. Si tratta quindi del gol del 2-1. Di lì a poco, al 35esimo, arriva anche la terza marcatura. Sui sviluppi di un calcio punizione il pallone resta in area piccola ed è Di Carlo a mettere dentro da pochi passi per il 3-1. Anche in questo caso grandi proteste da parte del Montrotondo con la posizione da parte di Di Carlo che viene giudicata irregolare per i locali. Non è così però per l'arbitro che convalida la rete. 3-1 quindi del Rieti, il Montrotondo ci prova sul calcio di punizione nella fine del primo tempo con Baccaro, palla alta sopra traversa, con l'immagine andiamo alla ripresa al decimo, azione manovrata dei padroni di casa, il pallone, poi arriva al numero 10 di Tampo, il pallone che sfila sul fondo, nulla di fatto, ancora Montrotondo pericoloso, qualche istante più tardi con Baiani che non trova la giusta deviazione da pochi passi, poi ancora la formazione di casa ci prova ancora il numero 10. Del Montrotondo, palla alta sopra traversa, poi al 20esimo, azione di contropiede del Rieti, ingenuità difensiva del Montrotondo e arriva la rete del 4-1 da parte del numero 9 sul Pizzi. Il poker del Rieti che spegne le residue speranze del Monterotondo con l'esultanza da parte dei giocatori reatini. 4-1 al 20esimo del secondo tempo, gara terribilmente complicata ora per i padroni di casa. Nel finale ancora il Rieti in contropiede qui con Principi che fa tutto bene, salta un avversario in dribbling e poi il tentativo di battuta a rete, buona la respinta da parte di Sperandio, poi ancora il Rieti nel finale trova la quinta marcatura, la rete viene messa assieme dal numero 16 Aguzzi in contropiede, il pallone in fondo al sacco per la rete del 5-1 quando siamo giunti al 35esimo del secondo tempo. Di lì a poco arriva il triplice fischio finale del direttore di gara, il Rieti, espugna il campo del Montrotondo con il punteggio di 5-1 e salva la categoria Elite. Per i padroni di casa, una amara retrocessione nei regionali.